Perché si sale sempre più in alto per sciare? Perché c'è sempre meno neve. E come mai secondo te? Perché è troppo caldo. Perché secondo te si va sempre più in alto per sciare, per fare snowboard? Perché comunque sia con la temperatura che ci sono rimane più freddo e quindi rimane più combattere, ci rimane la neve. Sono a Modena a Ski Pass, il salone del turismo e degli sport invernali. Ho fatto alcune domande sul riscaldamento globale e del suo impatto sull'ambiente e sull'economia legata allo sport e al turismo invernale. Il riscaldamento globale è una tematica che si sente sempre di più parlare in questi ultimi anni. Certo. Ecco, secondo te ha un suo impatto sull'ambiente, anche sul turismo e sugli sport invernali? Ma sicuro, anche perché comunque noi trattiamo il nostro mondo come una merda, obiettivamente, e ne ripagheremo sempre le conseguenze. Sicuro, assolutamente sì. Si alza sempre di più perché purtroppo andiamo incontro a un cambiamento, ahimè, climatico che porta un cambiamento anche della quota neve e delle nevicate, quindi secondo me andremo incontro anche degli eventi un po' estremi come sta accadendo adesso. Sono con una sciatrice ex snowboardista. Ecco, quando si va a sciare, a che quote si va adesso? Adesso siamo sempre sopra i 2000 e si inizia. E per caso anche, secondo te, per il global warming, per il riscaldamento globale, questo cambio di quota della neve? No. Non c'entra questo per me? No. Io mi ricordo proprio quando ho iniziato a sciare, che 15 anni fa, 5 anni, e c'era neve anche a 1000 metri, a dicembre, gennaio c'era sempre neve. Adesso se non vai ai 2000 non ne trovi. Sì, c'è un problema, però non è che se è una cosa che si accumula da anni, in un anno si può pensare di cambiare completamente. Il global warming, riscaldamento globale, è un problema sentito? Per ora non ancora abbastanza, direi. È un problema molto importante, molto attuale, però non è ancora trattato abbastanza, secondo me, soprattutto in Italia, ancora, mi sembra. Sicuramente è un processo naturale, ma l'uomo ha fatto molto del suo per accelerarlo e magari un processo che sarebbe durato migliaia d'anni durerà magari qualche secolo o magari anche di meno. Perché si parla che entro 30 anni si ridurrà anche i luoghi in cui si potrà 2000 metri. Dicono che entro 3 anni non si, entro 30 anni non si sciera più sotto i 2000 metri. Naturalmente si continua a parlare del riscaldamento globale, anche se c'è da dire che storicamente si sono visti comunque dei cicli di caldo e freddo, quindi adesso magari siamo in una punta di riscaldamento dovuto anche a tutto l'inquinamento e all'sviluppo industriale che c'è stato negli ultimi 50 anni, però effettivamente ultimamente c'è sempre meno neve. Il problema del riscaldamento globale quindi si sente anche nel turismo invernale. Sì. Secondo te va affrontato in che modo? Dai governi, dagli stati? Bisognerebbe che tutti prestassimo più attenzione, però non capita, quindi bisognerebbe fare qualcosa. Quando vai a sciare, diciamo a fare snowboard, sì, a che quote ti rechi adesso? A che altezze vai? 3000. Si va sempre più in alto quando si scia? Di solito è perché più vai in alto più c'è la neve, più neve c'è meglio si scia, ecco, per non trovare quella artificiale. Perché si va sempre più in quota per sciare e fare sport invernali secondo te? Perché nevica più in alto. Come mai nevica più in alto? C'è il riscaldamento globale, è l'inquinamento, il buco nell'ozono. Secondo voi da cosa è dovuta questo discorso del riscaldamento globale? È un po' dovuto a tutto, un po' da come viviamo noi, un po' l'industria, il lavoro, però d'altronde ci sono delle cose che non si possono... Secondo te questo argomento deve essere preso in maggiore considerazione dai governi, dagli stati? Sì, dovrebbe essere preso più sul serio, ma non se lo caga, non lo prende seriamente nessuno. E infatti magari non noi, ma le prossime generazioni se ne renderanno conto e pagheranno per i nostri errori. Si alza la quota dove nevica? Sì, poi forse si sta anche spostando un po' in avanti il periodo in cui c'è tanta neve. Una volta magari iniziava più a dicembre e meno magari a febbraio, invece ad esempio l'anno scorso a dicembre c'è stata poca neve
e però ha continuato fino anche a febbraio, forse quasi fino a marzo. Il riscaldamento globale ha un impatto sull'economia legata al turismo invernale, sull'ambiente? Beh, di sicuro più adesso nevica molto molto meno, nevicando meno la gente va meno a sciare ed è anche meno bello perché chi ci va non trova magari le grandi nevicate, neve artificiale, c'è un impatto. Com'era prima la stagione invernale, quando iniziava e quando finiva, e di come è diventata adesso e quanto dura di solito? Allora, ti ripeto, l'anno scorso, quest'anno ormai sì, siamo stati molto fortunati perché ad esempio abbiamo sciato fino al primo, quasi il primo di maggio era l'ultima volta che abbiamo sciato. Sì, insomma, Pasqua l'abbiamo fatta sicuramente sugli sci. Quindi è stato, però erano anni che a Pasqua non si sciava oppure si sciava ma in maniera limitata su piste molto molto in alto. E è successo ancora che andassimo in ghiacciaio. Adesso addirittura si sale vicino a ghiacciaio. Sì. All'inizio della stagione, io ti parlo di settembre, ottobre, si andava sul ghiacciaio. Adesso anche i ghiacciai aprono sempre più tardi.